iniziamo la scuola. La scuola. Domani faccio ginnastica. Scuola materna. Materna o la scuola dei bimbi piccoli? La scuola materna, l'asilo. Dove vai tu? Io non vado a quella materna. Si chiama così. Prima di andare a scuola, Teo e Lea stanno per iniziare a frequentare la scuola materna. Desiderano la cartella, ma lo zainetto è più adatto. La mamma scrive il nome dei bambini sui vestitini di ricambio da lasciare a scuola. Per il riposino a scuola, la mamma ha scelto sacchi a pelo ben imbottiti. Teo e Lea vogliono portare il loro pupazzo. Non potranno tenerlo in classe, ma solo durante il riposino. Teo e Lea scelgono la fotografia da mettere sopra il loro apprendiabiti. La mamma insegna ai suoi piccoli a indossare il giaccone. Ecco un metodo per sbrigarsela da soli. Questo è piccolo. Questo più piccolo, sì. Basta col pannolino, Teo e Lea non sono più dei bebè. A scuola ci sono piccoli WC adatti ai bambini. La mamma infila nello zainetto un paio di mutandine di ricambio nel caso che si arrivi troppo tardi in bagno. Piccoli consigli pratici per la scuola. Mettersi scarpe col velcro piuttosto che con le stringhe. Preferire i giubbotti con la cerniera lampo. Indossare la tuta quando c'è ginnastica. I pantaloni sono più pratici dei collan, difficili da tirar su. Le manopole sono più facili da infilare dei guanti con le dita. Meglio evitare la sciarpa, può essere pericolosa. Non si portano giocattoli, ci sono già in classe. Non si mettono gioielli perché si possono perdere o rompere. Vai amore, gira. Il primo giorno di scuola. Tutti sono puntuali. Teo e Lea entrano a scuola con i genitori. Non sono molto tranquilli. Il primo giorno i genitori accompagnano i loro bambini fino all'aula. Così conoscono la maestra. Il momento di lasciare i genitori è arrivato. Teo e Lea vogliono ancora un bacino. Saranno buoni. Promesso! I bambini siedono in cerchio intorno alla maestra, che presenta loro Lola, la sua assistente. Lola distribuisce le matite e i colori, aiuta a tenere in ordine, raccoglie e distribuisce i quaderni. Sempre Lola cura le piccole ferite, accompagna i bambini al bagno e li aiuta a vestirsi. La buona educazione. Alla mattina si salutano la mamma e il papà, senza fare capricci. Si dice buongiorno alla maestra. A scuola si deve stare tranquilli e obbedire alla maestra. Quando ci si sposta, si resta ordinati in fila. Quando si desidera qualcosa, si chiede per favore. Se la maestra dà un ordine, si obbedisce subito. Quando la maestra racconta una storia, si ascolta. Si alza la mano per fare una domanda. Vai, amore. La maestra insegna a disegnare, a colorare, a dipingere, a realizzare oggetti o animali, impasta da modellare. Indica come tracciare occhielli, cerchi e ponti e come tagliare bene con le forbici. La maestra racconta storie appassionanti, legge filastrocche e insegna canzoncine. Insegna a suonare strumenti musicali differenti, a camminare sulle travi, ad arrampicarsi e a saltare. Le uscite con la classe. Quando la classe va in gita, anche i genitori accompagnano i bambini. Per le gite distanti dalla scuola, tutta la classe viaggia in pullman. Attenzione, si sale senza spingere. Quando si è in strada e bisogna attraversare, si aspetta il segnale della maestra. Si resta in fila e ci si sbriga. Si cammina sul marciapiede e scende senza scendere.
Sul pullman si resta seduti e non ci si muove. Tutta la classe va periodicamente in biblioteca. I bambini scelgono un libro che la maestra legge a voce alta. Alla fattoria si osservano gli animali e i loro piccoli. Alla mostra di pittura la maestra descrive i quadri. In occasione del Natale si prepara una recita. I bambini sono orgogliosi di partecipare. Aspetta, manca qui sotto, amore. Alla festa di fine anno scolastico si fanno molti giochi e si preparano dolci. Durante la ricreazione si può giocare, si conoscono nuovi amici, non si devono spingere i compagni, nel cortile non si litiga e non si tirano i capelli e i vestiti. Vero? Durante la giornata la maestra o Lola accompagnano i bambini in bagno perché si abituino in seguito ad andarci da soli. Lea, dopo aver fatto la pipì, si asciuga con la carta igienica e spinge il pulsante dell'acqua per lasciare il water pulito. Non si srotola la carta per gettarla nel water. Ogni volta che si ha bisogno si deve dirlo subito. A mezzogiorno i bambini mangiano la mensa. Sono seduti a piccoli tavoli. Le addette alla mensa servono i pasti. Alcuni bambini mangiano a casa loro, più tardi tornano a scuola fino alla fine del pomeriggio. Nella tua scuola no, amore, vero? Si resta lì. A tavola ci si. Bianco di vanillina dopo Sì, mangiato. però poi non tornano in asilo, vanno a casa e basta. Sì. A tavola ci si comporta bene, non si gioca con il cibo, si mette il tovagliolo al collo per non macchiarsi. Quello è un bavaglino. Eh sì. Nel pomeriggio tutti i bambini vanno a riposare. Dopo un bel sonnellino si sta meglio. Durante il riposo si può avere con sé il proprio pupazzo. Se non si ha sonno, non bisogna disturbare i compagni. Quando il riposino è finito, ci si sveglia e ci si riveste per ritornare in classe. Allora in pigiama. Sembra che abbiano il pigiama, sì. Dopo le lezioni, alcuni bambini rimangono nella sala giochi, perché i loro papà e la loro mamma vengono a prenderli più tardi. Molti bambini aspettano i genitori in aula, mentre lei e Teo invece vanno con Lola nella sala giochi. Nella sala giochi fanno merenda e si divertono. Che felicità quando finalmente arriva la mamma o il papà!